un ex camionista che ha fatto anche il fornaio e poi ha aperto un negozio. Alla fine non ha svolto nessuna delle tre professioni, ha fatto l'attore. Sognava Alain Delon e i suoi personaggi belli e tenebrosi, ma alla fine non ne ha interpretato nessuno. Si è accorto che faceva ridere e questa è stata la sua fortuna. È di quelli che ce l'hanno fatta, è famoso. Ma nessuno o quasi ne conosce il nome. Lo chiamano con il nome d'arte. Alcune delle sue battute sono diventate un modo di dire in tutta l'Italia. Di più, non so. Benvenuto a faccia a Fabrizio Maturani, in arte Maurizio Martufello. Buonasera. Allora, perché Martufello? Ma perché Martufello nell'antichità chiamavano tutti i bambini più vispi e dispettosi del mio paese, hanno chiamato solo a me, quindi. Ricordiamo che poi è anche un talento del Basso Lazio, Martufello, perché è originario di Sezze, Sono di Sezze, certo. che all'inizio faceva il camionista, poi il fornaio, infine. Dopo congedato, siccome guidavo i camion sotto, perché sono un appassionato di motori. E quindi guidavo il camion e poi quando mi sono congedato, ma fammi provare a fare l'autista di linea, sai, con i tir a fare giù e su per l'Italia. Ho smesso quando una volta sull'Aurelia sono uscito da un distributore la prima mattina, dopo una notte che guidavo, sono andato contromano e dico fermo, non lo faccio più. Poi il fornaio. Il fornaio perché c'avevo questo mio amico a Sezze che c'aveva un forno, allora andavo a lavorare da lui, certo, perché la mattina portavo il pane, i panini agli asili nido, e allora dico, oltre questo, dico, aiuto pure la notte a preparare tutto quanto, e quindi ho fatto pure quello. Poi il negozio d'abbigliamento, Poi secondo le orme del padre. ho aperto un negozio, sai, io ho avuto sempre anche un debole per i vestiti, e quindi ho aperto questo negozio per un po' di tempo, però da lì è iniziato tutto perché. E veniva sempre un mio amico, Vincenzo Castaldi, mi diceva andiamo a Latina a vedere il cabaret, io non sapevo neanche la parola che diceva, ma questo cabaret che è? Però per non passare ignorante, dico vabbè, andiamo a vedere. Sono andato a vedere questo cabaret a Latina e vedevo questi che recitavano su questo, un ristorante, insomma, così, molto messo bene, diciamo, adibito a cabaret. E alla fine dico, questo è il cabaret, faceva a mente mia, per la miseria, io lo faccio tutti i giorni al bar a Sezze. E allora alla fine dissi, chi è Fofò il proprietario? Sono io, posso raccontare una cosa? E raccontai una cosa lì, una cosa di un'ora, un'ora e mezza, raccontavo tutti aneddoti, battute, eccetera, eccetera. E alla fine mi disse tutta la gente intorno a me, da quanto tempo che fai questo mestiere, ma io è la prima volta che vado su un palcoscenico. E il proprietario Fofò mi fece fare dopo 15 giorni uno spettacolo con la locandina, era il lontano 76. E allora andai a fare questo, però già io al paese facevo qualche piccola commedia, quindi io ho sempre fatto questo lavoro, non posso quantificare adesso 35, 37, 40, io l'ho sempre fatto questo Però senza mai lavoro, avere una locandina no? come nel locale di Fofò. Senza mai avere una locandina, sì, ci sono state locandine al paese, però sono andate perse, perdute, chi le ritrova più, però quella insomma esiste, era il 76. Ma è vero che la grande occasione arriva da Frosinone con Mario Patacca, lo storico interprete del generale Championnet. Sì, allora con Mario Patacchi eravamo molto amici e una volta io mi portarono lì, lui faceva tutti i spettacoli di alto livello perché faceva tutti gli artisti del Bagaglino all'epoca, Oreste Ionello, Montesano, Pippo Franco, li faceva tutti, no? Allora io andai per sentir parlare del Bagaglino perché sapevo che il Bagaglino era uno dei teatri cabaret più prestigiosi in Italia e anche nel mondo forse. E allora disse, sai, io faccio sto lavoro così così, siccome lui era anche un artista, era stato un artista, no, Mario? E quindi mi disse, perché non vieni qua a fare una serata, ti do 50.000 lire di sabato, mi sembra che il locale era pieno, io andai lì a fare questo spettacolo e insomma
me la sfangai, andavo abbastanza bene perché ero popolare nel senso di quello che dicevo. E Mario poi ogni settimana, quasi ogni settimana mi faceva fare lo spettacolino. Io poi conobbi nel frattempo a Roma un impresario, eccetera, eccetera, e tutti a Roma mi dicevano vediamo un po', ritorni. Io conobbi questo impresario, così, perché mi portò uno, mentre parlavo con questo impresario di fronte alla scrivania, questo rideva. Io dicevo, ma questo perché ride? Non capivo, no? Io sto a parlare seriamente, questo ride, faceva mente mia. Poi questo alza il telefono e comincia a parlare. A un certo punto dice, dì, parla. Dico, parlo con chi? Diciamo, là mi stava a rotere il chiccherone a me, come parlo? No, parla, mi disse. Io prendo il telefono, dico, pronto? Era la voce di una donna che parlava sezzese e quindi era una signora di sé, lui era il figlio, questo impresario. Questa signora nata a Sezze, conosceva anche mia madre, eccetera, eccetera, e da lì nacque questa cosa. Però anche lui mi disse, vediamo un po', disse, aspetta, senza che vediamo un po'. Io sabato prossimo devo fare questo spettacolo da Mario Patacca a Frosinone. Vieni tu e la signora, siete ospiti miei, vedete se sono all'altezza di fare qualche cosa, se lo sono, allora magari se mi potete dare una mano, altrimenti mi dite, guarda, non sei capace, io mi metto l'anima in pace, non l'avrei mai messa l'anima in pace, però, capito? E loro vendono veramente. Io feci questo spettacolo e mi dissero, guarda, noi stiamo preparando una tournée con Isabella Biagini, che inizia il 28 marzo dal Paradiso di Rimini, uno dei locali più prestigiosi d'Italia, insomma, no? Rimini. E allora conobbi la signora Biagini, a furia di telefonate, si faceva negare, alla fine siamo andati là. E 3-4 ragazzi a fare dei provini a casa sua, scelse me e poi da quella cosa nacque anche il rapporto d'amore fra me e lei, insomma, all'epoca, e cominciai questa tournée con la Biagini di quel 28 marzo al Paradiso di Rimini. Lei, mentre si cambiava, io raccontavo due cose, perché lei era un'imitatrice, attrice, imitatrice, quindi aveva bisogno di cambiarsi, aveva bisogno di una persona che nel tempo che lei si cambiava d'abito, e quindi io raccontavo delle barzellette, delle cose così. Sognava di interpretare i personaggi tenebrosi come quelli di Alain Delon. Poi perché? Perché sono passato davanti a uno specchio, mi sono guardato bene e dico, non è possibile che posso fare Alain Delon, capito? Allora mi sono dato alla comicità, che la faccia mia si addiceva di più alla comicità non che a fare il bel tenebroso. Primi spettacoli a Roma, la sera si faceva talmente tardi che non sempre riusciva a prendere l'ultimo treno per Sezze e allora tornavo con i camionisti che scaricavano la frutta ai mercati generali, vero o falso? No, è vero, perché io quando ho iniziato al bagaglino pigliavo 20.000 lire lorde e quindi non c'erano possibilità di affittarmi un appartamento, una cosa con quei soldi che ci avevo, dovevo mangiare due panine e erano finiti, capito? Quindi io partivo alle 2 del pomeriggio col treno dalla stazione di Latina Scalo, manca a Sezze perché non si fermava quel treno a Sezze, andava a prendere Latina Scalo, andavo a Roma, facevo le prove, eccetera, eccetera, facevo lo spettacolo. Per esempio alle prove, che Pingitore, io c'avevo l'ultimo treno a mezzanotte e 5, magari era mezzanotte meno un quarto, io non c'avevo il coraggio di dire a Pingitore, dottore, devo andare a prendere il treno, se no rimango a piedi, dove vado? Allora andavo avanti, magari. Poi finiva dopo 5 minuti, dopo 7 minuti, e non sapevo come fare. E mi accompagnava Oreste, una sera è entrato dentro con Oreste Lionello. Sì, Oreste Lionello è entrato dentro alla stazione con tutta la 500, color crema, me la ricordo ancora adesso, e presi quel treno. Però quando finiva il bagaglino, non c'era più il treno la sera, io non potevo dormire a Roma perché non avevo i soldi, no? E lui, Oreste, mi accompagnava sempre all'Eur, io mi accompagnavo verso l'una e mezza lì. Io lo mettevo lì, facevo l'autostop senza fermare nessuno, però sapevo che verso le 4 di mattina i camionisti che erano andati, cioè quelli che andavano a vendere l'insalata, i prodotti insomma nostri della pianura pontina ai mercati generali, tornavano, quindi mi caricavano, mi portavano a Sezze, dormivo alle 2, prendevo il treno, e questo l'ho fatto per tanti mesi, capito? Il personaggio che lo porta al successo è compare Zappitto. Quanto c'è in compare Zappitto della vita di tutti i giorni? Ma guarda, compare Zappitto è un personaggio inventato da Pingitore intanto, e solo io lo potevo interpretare perché sono il re dei burini, quindi. Ed è un vanto per me essere il re dei burini, perché siamo tanti, ne siamo proprio tanti. Stanno a Milano, a Torino, a Venezia, a Brescia, a Catania, a Palermo, a Messina, a Reggio, stanno dappertutto i burini.
Siamo, se famo un partito andiamo al posto del Berlusconi. Ma è vero che molte volte la vita è piena di battute che noi non sappiamo cogliere? La voglia, come no? Ce ne stanno, ma proprio tante ce ne stanno di battute. Infatti io l'unico rammarico, diciamo così, che ho, che nella vita poi capitano tante tante cose che io non ho mai scritto. Invece Massimo Troisi era uno che gli capitava una cosa e la scriveva. Capito? Vedeva uno che inciampava e cascava, per dire, e lui scriveva quella cosa. Capito? A tutti noi capitano 100.000 cose giornaliere che fanno ridere, no? Che fanno divertire. Arriva il successo, è vero che una sera a uno spettacolo c'erano talmente tante auto di spettatori che per farla arrivare sul palco dovettero andare a prenderla con una moto. Con una moto è successo a Guadagnolo, a Tivoli. È un paesino proprio arroccato su questa montagna. Era la terza volta che ci andavo e sono venuto a prendere con la moto, sì. Perché c'era la perché strada c'era bloccata la tasata delle macchine. Ma ancora adesso capita però, eh. Visti da vicino, Oreste Lionello? Era il numero uno al mondo, in senso assoluto. Sai, con Oreste io ci ho lavorato 30 anni in teatro, 30 anni di seguito, senza... E più in questi 30 anni saranno stati pure una ventina d'anni in giro per l'Italia, d'estate. Abbiamo lavorato quasi sempre insieme io e Oreste, capito? Io sono cresciuto vicino al maestro. Cosa ricorda di Oreste Lionello? E ricordo l'uomo, ricordo la persona, tutto. Pippo Franco, è vero che era il suo mito da ragazzino? Sì. Pippo è stato per me sempre un punto di riferimento, perché mi piace, ancora adesso mi piace Pippo Franco come recita, come lavora, e quindi è stato sempre un punto di riferimento. Poi a un certo punto sono andato a lavorarci insieme e per me è stata una gioia, e lo è tuttora, che adesso infatti stiamo facendo per il secondo anno consecutivo lo spettacolo insieme. Leo Gullotta? Gullotta è un grande amico, Gullotta è uno che mi ha dato una grossa mano anche a livello, diciamo, finanziario, perché lui abitava a Piazza della Radio, lui abitava a Trastevere, tra casa mia e casa mia stavano 500 metri, se qualche volta c'avevo bisogno di 100.000 lire andavo dall'amico Leo, bussavo e me le dava, poi le ridavo naturalmente. Ma è vero che esiste una che lui forma... non rivoleva mai, però è vero che esiste una forma di implicita solidarietà economica proprio tra gli artisti, perché tutti quanti comunque all'inizio avete fatto la gavetta. Sì, però allora, adesso è cambiato un po' tutto. Per esempio noi, quando ho iniziato io al Bagaglino, non vedevamo l'ora di andare al Bagaglino, di vederci, di divertirci prima di che si aprisse il sipario, divertirci sul palco, far divertire la gente, e nello stesso tempo non vedevamo l'ora che finiva, perché la sera poi andavamo tutti in pizzeria, tutti insieme a mangiare, a ridere, invece a scherzare. Oggi? Oggi invece io, che faccio oltre allo spettacolo, faccio anche la terza parte, diciamo che gli attori principali, finito lo spettacolo, regalano al pubblico 5-6 minuti delle loro cose. In questo caso lo faccio io e lo fa Pippo Franco, lo facevo Oreste, eccetera eccetera. È proprio una tradizione che ha il Bagaglino, come le penne all'intervallo che noi offriamo al pubblico, e così alla terza parte. Io prima finivo la terza parte, tutti mi aspettavano, no? Fino a 10-15 anni fa. Adesso finisco la terza parte e si manca solo che mi fanno spegnere le luci al Bagaglino, perché non ci sta più nessuno, per dire. È cambiato tutto, quindi è cambiata anche questa solidarietà dell'aiuto finanziario, diciamo, capito? Quanto sono cambiati gli attori da quando ha cominciato Martufello ad oggi, che è una persona affermata? Allora, sono cambiate anche nello stesso modo che è cambiato il modo di rapportarsi, di stare insieme dopo il teatro o prima del teatro. Oggi, allora c'era poco, nel senso che non c'erano 100.000 televisioni, non c'erano 100.000 trasmissioni per i comici, non c'era tutto quello che c'è adesso, purtroppo per loro che le fanno queste cose, perché poi di questi 100 ne rimangono 2-3, gli altri 97 non so che fine fanno, capito? Allora c'era la gavetta, era vera, tu sentivi, io ho sempre recitato 20 centimetri dietro a Oreste, 20 centimetri dietro a Leo, 20 centimetri dietro a Pippo, ancora adesso, capito? È una forma di rispetto. È una forma di rispetto. Adesso se un personaggio come me, che sono 37 anni, 40 anni quasi che fa questo mestiere, incontri un ragazzo che ha fatto Zelig in una puntata, manco ti saluta. Capite? Come io ho fatto Zelig, ho fatto questo, e tu, capito? Questo c'è, questa cosa. Però se io vedo un attore che io quando stavo al paese vedevo, io ancora adesso quando gli do la mano mi inchino,
capito? Gli do di lei e lo rispetto dalla testa alla punta dei piedi, è proprio un rispetto massimo, per me è come, capito? Come si arriva al successo? Bisogna fare per forza compromessi nello spettacolo? Ma guarda, io non ho fatto nessun compromesso, l'unico compromesso che ho fatto è con la mia intelligenza, che io quando ho capito che il bagaglino poteva essere, o potesse essere, adesso non so come si dice in italiano, poteva essere una cosa importante, ho rinunciato a tante tante cose, anche quando io sono diventato Martufello, che guadagnavo già soldi con il bagaglino, a me mi veniva offerto di guadagnare 3 volte, 4 volte in più di quello che guadagnavo per andare, io sono sempre rimasto al bagaglino e ancora sono al bagaglino. Se uno è bravo, il successo lo raggiunge lo stesso? Se uno è bravo, il successo lo raggiunge, ma non deve mollare però, perché questo è un mestiere che bisogna sapere affrontare, i giorni di gioia e quelli di amarezza allo stesso modo, perché quando è gioia ridemo tutti, quando è amarezza dice no, me ne ritorno al paese, oppure me ne vado a fare l'usciero, oppure no. Se tu sei convinto di saper fare qualche cosa in questo mondo, devi insistere con l'onestà, con l'umiltà, bisogna stare, capito? Non bisogna. Questo è un mestiere che tu devi fare, devi rischiare sulla tua pelle. Adesso si rischia di meno perché c'è tanta roba per i comici e per gli attori, eccetera, eccetera, ma una volta c'era poco, capito? Però ancora oggi io quando me ne sono andato dal paese, me ne sono andato con 275 lire in tasca, 200.000 lire dopo un mese me l'ha prestato Sisto per ciballe, un mio carissimo amico, per affittarmi un locale, un ufficetto dove io la sera mi andavo a dormire, capito? Beh, ho rischiato sulla mia pelle, se ci rimettevo, ma oggi non si possono fare le cose part time, mo faccio l'impiegato e più faccio l'attore, o fai quello o fai quello, io sono convinto che un attore debba fare solo l'attore. Quando a me mi dicono tutti questi soldi guadagnati, perché non ti sei cottato gli appartamenti, i locali, a quest'ora, ma che mi frega, io faccio l'artista, finché ce la faccio faccio l'artista, finché guadagno, guadagno, quando guadagno sempre un artista devo fare, io non sono stato mai distolto dal fare l'artista, capito? Quanta fatica, quanta amarezza, quante lacrime ci sono dietro al trucco che si mette la sera? Ma il trucco, io particolarmente, infatti non mi trucco più in teatro. In televisione, quando faccio la televisione, mi faccio truccare pochissimo perché, se si vede, sono allergico a quei prodotti e mi lacrimano gli occhi poi per una settimana, quindi preferisco andarci con la faccia mia, tanto non è che ho trucco o non trucco. Ma dietro trucco, la facciata questa. Comunque che cosa c'è? C'è tanta fatica, tanta amarezza? C'è molta fatica, perché la gente pensa, dice, ma vai lì, racconti due cose, e mica è facile, intanto devi trovare la gente che ti sente per raccontare queste due cose, poi le due cose le devi preparare. Poi devi andare a fare quelle due cose, insomma, non è una cosa così. Ma mai pensato di mollare? Ma ho pensato tante volte, ma agli inizi, tante volte, però mi facevo quel ragionamento, devo sapere affrontare tutti e due cose, non è possibile che mo una cosa che va storta via me ne vado. Poi un paesano non molla, il cittadino può mollare, il paesano no, perché il paesano c'ha l'orgoglio, e l'orgoglio è mo se torna al paese, la gente che dice ecco sei fallito, e allora è lì, è il paese, io devo ringraziare il paese che mi ha dato questa forza di continuare per cercare di riuscire, per cercare di emergere, di arrivare, capito? Perché dico mo se torno tutti mi pigliano per culo, e io per culo non mi ci faccio pigliare, quindi mi sono messo con la tigna e dagli e dagli e dagli, le cipolle diventano agli, c'è poco da fare, capito? Tolto il trucco, tolto l'abito di scena, spente le luci, la sera che cosa resta di un attore? Allora, intanto resta il piacere e il godimento di aver fatto divertire tanta gente, nel caso mio che faccio diciamo, l'attore brillante comico. Quindi quella è una grande soddisfazione perché tu te ne vai e hai dato qualche cosa. La gente se n'è andata contenta, ti ha aspettato per stringerti la mano, per farti l'ultimo anche in mezzo alla strada, via due macerie fuori al bagaglino, che i gruppi che vengono ti fanno ancora l'applauso, ti fanno tutta la foto. Quello è segno che tu li hai fatti divertire, quindi già è tanto. I comici è vero che sono sempre in preda alla malinconia quando non sono sul palco? Sì, io sono un po' malinconico, e sai. Non lo so, poi ci si nasce con questa malinconia e poi si va a fare il comico. Sì, un pochino c'è, perché. Ma guarda che far ridere è difficile. Prima abbiamo detto visti da vicino, però non dimentichiamo viste da vicino. Il bagaglino ha lanciato tantissime brave attrici. Pamela Prati? Pamela Prati abbiamo lavorato per 20 anni insieme, no? Siamo amici,
ci siamo amati, ci amiamo ancora adesso, ma amore, non l'amore che non siamo stati mai insieme e quindi non c'è stato mai niente, però c'è questo grande amore fra me e lei. Con Isabella Biagini fu diverso. Con Isabella Biagini era amore e vivevamo insieme, quindi era un rapporto. Manuela Arcuri? Manuela Arcuri, io non ci ho mai lavorato insieme, ma gli voglio un bene dell'anima e lei, sono convinto, vuole bene anche a me. Manuela è come me, è una persona, lei vive a Latina, invece io sono 40 anni che non vivo di qua, capito? Lei invece è rimasta a vivere a Latina. Manuela è un altro prodotto di estrazione popolare, che ha avuto la capacità di arrivare ed è diventata anche brava oltretutto, oltre che bellissima insomma. Io la metterei sui 500 euro, Manuela Arcuri. È stato sposato, poi ha divorziato, è vero come diceva Alberto Sordi che la moglie è un estraneo che ti metti a fianco? Quello senza meno, però insomma io non sono tagliato per essere sposato, non sono proprio tagliato, lo dico, non è un vanto, purtroppo è una grossa mancanza, non è un pregio, è il contrario del pregio, perché un uomo intelligente come penso di essere io non portare avanti un discorso matrimoniale è una cosa da stupidi, capito? Io ci penso tante volte, dico ma perché non sono stato capace di portare avanti un rapporto matrimoniale, perché non ho un figlio, capito? Cioè sono tutte quelle cose che per me non è stato mai un vanto, è stato tutto il contrario. Io mi guardo allo specchio e mi dico sei proprio stupido, capito? Però ha avuto l'intelligenza di mantenere un eccellente rapporto con la sua ex moglie. Con la mia ex moglie c'ho un rapporto, a parte ce l'avevo bellissimo anche quando stavamo insieme. E ce l'ho altrettanto bello adesso che lei si è risposata, tutto quanto, eccetera, eccetera. Fortunatamente, perché le femmine poi che tu ti divorci affinché si risposano, c'è sempre la paura che possono ritornare, capito? Dico, invece quando si è sposata ho fatto una grande festa pure io parallela, dico meno male che si è risposata. Comunque c'è un bellissimo rapporto con mia moglie, sì. Impegno infatti non sociale. Ho mai detto ex moglie, io non sono capace di dire ex moglie, come non sono capace di dire la mia donna, e non mi piace quando la donna dice il mio uomo, no, è il tuo fidanzato, è il tuo marito, che c'è da mio uomo, mia donna, così. Non entro nei dettagli, però posso domandare se è sentimentalmente impegnato? Non sono, assolutamente no, perché l'unica donna che mi piace è Aurora, non... Mi ha detto, guarda, la nostra Aurora Folcarelli. La nostra Aurora, perché tu sai che Aurora ha fatto il programma con me, qui siamo molto amici. È una donna che mi piace tanto, però mi ha detto sempre di no. L'impegno sociale ogni Ma io anno... non mollo, non mollo. Insomma, ci sono diversi anni davanti ancora. Appunto. Aurora è giovane. Ma so io. Ogni anno allini Città Bianca per portare i panettoni ai pazienti. Tante iniziative sociali sulle quali però non dà mai pubblicità, perché? Ma perché non, a parte non mi piace, e poi la pubblicità, siccome che io sono legato a una radio di Roma, che è Radio Radio, che noi da 17 anni facciamo, diamo un sorriso a 1000 bambini, che portiamo grazie ai radioascoltatori che vengono ad acquistare un pacco giocattolo e diamo un sorriso, e poi abbiamo un'associazione Viva la Vita dove noi consegniamo delle derrate alimentari a tante famiglie disastrate che sono a Roma, non sembra la capitale del mondo, a tante famiglie che non solo non possono raggiungere la fine del mese ma anche la quindicina del mese, perché stanno proprio, e noi con questa associazione Viva la Vita portiamo settimanalmente a tante famiglie tante derrate alimentari, e più facciamo questa raccolta pacchi nuovi che ci fa preziosi il presidente del Genoa, gentilmente, un pacco costa 15 euro ma dentro c'è il valore di 70 euro, la gioia nostra che vengono anche i radioascoltatori a consegnare negli orfanatropi, che ormai non si chiamano più orfanatropi, sono case e famiglia, eccetera. Siamo andati anche a Sarajevo a portare 4.000 pacchi in tempo di guerra, affittando un aereo, io e Radio Radio con i soldi nostri, portando 4.000 pacchi ai bambini, che molti non conoscevano neanche il giocattolo perché erano nati in tempo delle ostilità, quando c'era la guerra, e noi siamo andati proprio, che la guerra ancora non finiva totalmente, capito, con le mine, camminavamo tutti in pila indiana così, andavamo con gli scarafoni dell'esercito, blindati, e andavamo a consegnare questi pacchi a tutti questi bambini, la gioia di vedere quei bambini e ricevere questo giocattolo, mettersi le penne da indiani in testa, sai che capitava, proprio vedere delle cose
cose che non avevo mai visto. Dico, guarda, come, capito, noi ci lamentiamo che paghiamo le tasse. Allora io dissi in diretta radiofonica da Sarajevo, mentre camminavo sul viale minato, con i militari, mi dicevo, cammina qua, non metto un piede in palo, sennò zombiamo tutti per aria, capito? Dissi, speriamo che Prodi, allora era Prodi il Presidente del Consiglio, ci aumenti un altro po' le tasse, perché vedendo quello che sto vedendo qua, ci lamentiamo pure noi, mi pare un'assurdità. È vero che tra i sogni nel cassetto c'è un film con il quale far conoscere in tutto il mondo le bellezze del Lazio? Quello senza meno. Intanto il mio sogno del cassetto prioritario... Dopo Aurora? Dopo... Il mio sogno del cassetto è quello di lavorare sempre, perché solo lavorando sempre puoi realizzare i sogni che hai nel cassetto, perché se non lavori più non ti vede più nessuno, che realizzi, ti vieni là dentro. Il mio sogno è quello di far vedere questa regione in tutta l'Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, le bellezze di questa regione. Perché noi, la regione Lazio, non dobbiamo dimenticare che è una delle regioni più belle d'Italia, dove ha tutto, a parte Roma, che poi Roma è quella che si prende tutto e non lascia niente a nessuno, ma non per colpa di Roma, per colpa di questa grande e bella città, che tutti dal mondo vengono a vedere Roma. Ma quegli stessi che vanno a Roma potrebbero venire anche qui a vedere la chiesa di San Tommaso d'Aquino, potrebbero andare a Bentodena, a Ponza, a Palmarola, a vedere Formia, Gaeta, a vedere Viterbo, a vedere tutta la Tuscia, che è bellissima, tutta la provincia di Latina, il mare, i vini, il mangiare che ci abbiamo. Questo bisogna portare nel mondo e in tutta l'Italia, da far vedere questo, perché questo, noi abbiamo una grande risorsa nel Lazio, che però si ferma tutto a Roma, e adesso bisogna cominciare a smistare. Quindi, visto che il Papa non lo potevamo portare, una volta a Latina, una volta a Viterbo, una volta a Rieti, dico, portiamoci la gente, una volta che l'hanno visto, dico, andiamo là a vedere, e vengono pure qua, vengono là, la Ciociaria, la provincia di Latina, tutte le province nostre che sono di una bellezza, abbiamo tutto, Alessio, mare, monti, colline, tutto. La cucina, che è una delle migliori al mondo, non esiste una cucina migliore del Lazio. Ah, ne so qualcosa. Capito? Per dire, ma quella della Ciociaria, ma non lo dico perché sono qui in Ciociaria, tu sai che io amo la Ciociaria, forse un pochettino più della provincia di Latina, perché la Ciociaria mi ha dato e mi dà tuttora tanto, capito? Ma anche il lavoro, la soddisfazione che mi dà quando sto su un palcoscenico, capito? 15 film, 35 anni di professione, oltre 20 di bagaglino. No, bagaglino sono 31 anni con questo. 31 anni di bagaglino. 31 anni con questo qua, con questo spettacolo che stiamo facendo a Rotta di Collo, di Vincitore con Pippo Franco e Monica Riva, e 23 anni di televisione, ogni sabato sera. E 15 sera. Film. E 15 film. Sì. A quale pellicola, a quale spettacolo è rimasto più legato Martufello? Ma io sono rimasto legato a tutti gli spettacoli del bagaglino, che hanno segnato per me una grande cosa, una grande emozione ancora adesso. Ma cos'era questa tradizione delle penne? Le penne, perché noi all'intervallo da sempre il bagaglino, compreso diciamo tutto quanto, fa le penne all'arrabbiata che tutti si mangiano tutte le sere, all'intervallo. Cioè, tra per arrotondare l'incasso? No, quelle, noi le penne le offriamo al bagaglino, le offriamo al pubblico, capito? Meglio il teatro o meglio il cinema? Meglio il teatro. Perché? Perché il teatro lo vivi giornalmente, vivi l'emozione di quella battuta, di quello sbaglio, del fango che fai, nel senso che sbagli, capito? Del successo che hai, della battuta che fai arrivare bene. Al cinema invece sbagli e ripeti, capito? Devi essere un bravo attore naturalmente, anche al cinema, non voglio dire che quelli sono più bravi di quegli altri. Però il teatro vivi proprio questa emozione dallo sbaglio alla grande battuta che puoi indovinare. Ma la vita fa ridere? La vita fa ridere se bisogna guarda, tutte le cose bisogna vederle sempre da un punto di vista, no? Pure quando piove, basta ci immaginiamo che c'è sta il sole, capito? Fa ridere la vita dovrebbe far ridere la vita, sarebbe bello ridere sempre, ma purtroppo oggi... si ride di meno perché non c'è una stabilità di governo, non c'è più quel buongiorno che ci dicevamo la mattina, non c'è più quell'amicizia, quel bene, non si bussa più alla porta a dire mi presti un cucchiaio di sale, domani te lo ridò, capito? Oggi in un palazzo che è capace che uno apre la porta, quello esce dalla porta di fronte, chiama la polizia perché si pensa che quello è un ladro, invece è il proprietario che abitano lì di fronte da 50 anni e non si conoscono, capito? E quello è. Ai ragazzi di oggi cosa consiglia? Alle ragazze? No, ai ragazzi, ai giovani.
ai giovani. Ai giovani consiglio una cosa importante: devono studiare. Prima di intraprendere qualsiasi carriera, qualsiasi cosa, devono studiare, perché la base principale di una persona è la cultura. Oggi avere la cultura, che purtroppo io non ho, è l'unico pentimento che ho della mia vita, non aver studiato, perché a quest'ora, se avevo studiato e avevo cultura, già presentavo Sanremo da 10 anni, per dire, no? Invece non posso, perché ho caduto, sono caduto, ancora faccio sbagli, quando ancora mi sbaglio. Quindi i giovani devono studiare, devono apprendere, devono farsi una base di cultura importante, perché anche nella conquista delle donne vi serve la cultura, perché la donna si avvicina di più a un uomo di cultura che a non un ignorante e saltafossi. Quindi la cultura è la base principale: poter rispondere, poter parlare, stare con chiunque, capire tutto quello che dicono e poter rispondere, quella è la base principale. Poi da quello può nascere l'attore, e se nasce l'attore da quello nasce un attore migliore, da quello può nascere un cuoco, e se nasce un cuoco con la cultura è un cuoco migliore, tutto è migliore con la cultura. Quindi studiate. Abbiamo finito, ma prima ricordiamo le date dello spettacolo. Le dà lo spettacolo a Rotta di Collo al Bagaglino fino al 28 febbraio, forse al 6 marzo, perché c'è tanta richiesta, quindi forse prorogheremo di una settimana, adesso vediamo un po'. Comunque il 28 marzo sicuro. Grazie Maurizio Martufello. Grazie.